Se Coselli, siamo già dall'altra parte con Rosano che va via l'avversario, mette al centro Pertico, la conclusione e c'è già il vantaggio della Nuorese. Ha segnato Ticco su invito di Rosano, tutto questo quando non è passato nemmeno un minuto, appena 40. Ancora una volta chiude la Nuorese, Ticco lancia Cocco in profondità e in anticipo su Frisciata, Cocco entra in area di rigore, la sterzata sul destro, il pallone al centro per Ticco, la conclusione, la parata e poi ancora Ticco a mettere il 2-0 e stavolta non proprio esente da colpe Melis. Ticco ha provato a piazzarla in un primo momento, la respinta di Melis e ancora il nigeriano a mettere il pallone in rete, sempre più protagonista Ticco. Sinistra mette il cross, Rosano ancora per Ticco e c'è il 3-0 della Nuorese. È tutto troppo facile. Apertura di Cocco sulla sinistra, contro cross di Rosano a pescare Ticco che per la terza volta non lascia scampo a Melis. 3-0 dopo appena 17 minuti di gioco. Palla che arriva all'interno dell'area di rigore, pallone che rimane là, non riesce nella conclusione, poi Ilario con il destro. Cocco, palla sul primo palo, c'è il gol di testa di Ticco sul primo palo, arriva la zampata della Pantera Nera che raddoppia. L'assist è di Capitan Cocco su calcio di punizione, arriva la Pantera Nera sul a salvare la Nuorese. Ancora Gallo ha spazio di fronte a sé, palla per Ticco, Ticco, Ticco con la destra, il dribbling, la conclusione, c'è il gol di Ticco e la doppietta personale per il numero 10 della Nuorese. A fischio del direttore di gara, la Nuorese batte lo stintino per